Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi avete fatto tantissimi, cioè proprio tantissimi. Voi pensate a tanti? Di più. Ovvero, qual è lo sfondo animato che c'è dietro di me? Come faccio ad avere gli sfondi animati sul desktop? Quale impostazione, quale magia e stregoneria imposto sul PC per avere gli sfondi animati? Insomma, tutte queste iterazioni di domanda. Ma prima di questo, cambia la veste ma non cambiano le offerte. Insomma, spot. Cambia la veste ma non cambiano le offerte. Whokeys è il nuovo sponsor per il 2020. Su Whokeys potete trovare chiavi di software, sistemi operativi e giochi, a partire da Origin, Steam, Uplay e perché no, anche PlayStation. Non cambia neanche il nostro codice sconto per software e sistemi operativi. Ad esempio, inserendo PD20 a carrello per l'acquisto di Office 2016, ricevete il 20% di sconto. Oppure la classica chiave di Windows 10 Pro OEM sarà sempre disponibile a 10 euro. Vi basterà quindi inserire il codice sconto, selezionare PayPal come metodo di pagamento e il gioco è fatto. Ma ora torniamo al video. Allora, il video è molto semplice in realtà, perché è molto semplice il metodo per accedere a questi wallpaper animati. È un'applicazione quella che utilizziamo normalmente ed è tranquillamente accessibile a chiunque possa installare Steam, quindi non solo PC Windows, immagino almeno. Il programmino in questione si chiama Wallpaper Engine e vi permette appunto di scaricare un'infinità di wallpaper già precreati da una community affiatatissima che crea in continuazione nuovi wallpaper per tantissime categorie di interesse, perché potete passare dalle donnine nude ai processori. Forse le donnine nude non ci sono, però ci sono le donnine, sapete, quelle disegnate tipo hentai. La libreria tra cui scegliere è veramente infinita e potete filtrarla chiaramente a seconda dei vostri interessi. Potete passare dai videogiochi, agli anime, alla tecnologia, alle macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente ce n'è per tutti i gusti più uno. E la cosa veramente figa in questo caso, e per cui mi piace anche il fatto di parlarvene, perché me l'avete chiesto in tanti, è la possibilità di personalizzare questi sfondi, perché non è solo una questione di scarico questo preset e me lo imposto sullo schermo, ma voi scaricate effettivamente un template di diversi mega a seconda della pesantezza di quello che volete andare a impostare sul monitor, che poi potete andare a modificare sia nella velocità di riproduzione, che praticamente vale per tutti i template utilizzati su Wallpaper Engine, sia in tante altre cose, perché in alcuni ad esempio ci sono delle musichette. Ad esempio nei videogiochi magari trovate la colonna sonora del gioco o il main theme del gioco e quindi potete andare ad alzare, abbassare il volume, annullarlo, eccetera eccetera. Flippare l'immagine, quindi specchiarla letteralmente in orizzontale da una parte all'altra nel caso in cui il vostro desktop, le vostre icone fossero organizzate in un determinato modo. Potete fare veramente un sacco di cose a livello di personalizzazione. E, dato che si tratta comunque di un'applicazione che lanciate tramite Steam, potete andare anche ovviamente a scaricare i template e riprodurli in locale, senza bisogno di fare ogni volta il login su Steam. In questo caso, ovviamente, non facendo il login non avete accesso alla libreria, quindi potete riprodurre solo quelli che avete scaricato in locale. A livello di consumo di risorse è bassissimo, perché in ogni caso, se utilizzate il sistema e avete il desktop, diciamo, visibile, lo vedete, ma potete tranquillamente girare tra le varie applicazioni che utilizzate per lavoro o per altro senza troppi problemi e senza che impatti veramente sulle prestazioni. Quando giocate, il programma disattiva in automatico ovviamente il desktop, quindi i wallpaper animati, ma potete anche settare, diciamo, un livello di qualità nel caso in cui aveste un PC magari di fascia medio-bassa e non voleste neanche che impatti in quel poco che impatta ovviamente normalmente sulle risorse. Quindi potete andare a impostare alto, medio-basso e decidere un po' di far girare magari una risoluzione più bassa o degli effetti meno marcati. Insomma, la personalizzazione è veramente totale. L'unica cosa è che il programmino costa un tot, pochissimo, perché sono veramente una manciata di euro, 4,399. E come vedete sono aggiornatissimi, perché ogni volta che esce fuori qualcosa c'è qualcuno che la crea
E a proposito di creare, esiste anche un editor, quindi potete farvi il vostro wallpaper personalizzato un po' come vi pare e piace, ovviamente con quello che vi mette a disposizione il software. In questo caso potete creare anche la vostra, diciamo, versione personalizzata di wallpaper caricando direttamente magari un MP4 o comunque un file video di un certo tipo. Ovviamente lì in quel caso dovete avere la skill per crearlo sotto forma di filmato, sotto forma di video. Altrimenti c'è l'editor integrato che vi dà la possibilità di aggiungere determinate animazioni, non il mondo ovviamente, però per fare cose carine, magari personalizzare qualche foto con qualche effetto particolare, qualche magari particellare, fuoco, nebbia o cose di questo tipo, potete farlo tranquillamente e veramente in pochi passaggi, in pochi secondi, creare il vostro wallpaper animato. Una delle cose più fighe sono anche gli sfondi con l'interazione, in cui appunto a man mano che spostate il cursore del mouse per fare tutte le vostre operazioni abituali si animano anche i wallpaper, quindi andate proprio a segnare magari una traccia col cursore, tipo nel caso dello sfondo Ryzen che state vedendo, o cose di questo tipo, interagire in qualche modo col wallpaper. E altra cosa che interesserà probabilmente solo i più tamarri, si può sincronizzare con i LED, sia Razer sia Corsair. A me non frega particolarmente. Insomma, di cose che potete fare ce ne sono davvero infinite e di varietà, come già detto, ce n'è quanta ne volete. Questo era un video informativo, veloce, anche un po' mordi e fuggi, visto che sta arrivando l'estate, dobbiamo aspettare i prossimi mesi per i prossimi lanci e visto che la domanda ce l'avete fatta veramente in tanti, quindi ci tenevo a rispondere ai più. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo programmino, io vi lascio ovviamente il link se vi interessa qua sotto, direttamente magari a Steam per arrivare a Wallpaper Engine, ma fatemi sapere la vostra se lo utilizzate già, se lo conoscevate già, perché ho visto che alcuni hanno anche risposto nei commenti, quindi fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Ricordate del nostro canale Telegram, Instagram, qua sempre in descrizione, ovviamente insieme a tutti gli altri link utili. Io mi sto togliendo tutta la voce per fare questa outro nella maniera più veloce possibile. Noi ci vediamo come al solito alla prossima.